Al malato disse: mettiti al centro. Chi veniva escluso e messo ai margini viene ora messo al centro della scena, al centro della comunità, perché tutti possano guardare a lui come al cuore di una comunità che mette al centro gli ultimi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Gesù torna nella sinagoga, ma è stata preparata una trappola. Un uomo malato è stato invitato. Gesù lo guarirà o farà finta di niente? Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. Gesù non ha paura di dire la verità. L'uomo viene messo al centro. Gli occhi di tutti ora sono su di lui. È un modo nuovo di guardare a questa persona. Non c'è legge o precetto che possa essere superiore alla dignità della persona. Ma a chi ha chiuso il cuore nel formalismo, tutto questo non viene capito. C'è un guardare alla persona che non conosce legge. C'è una umanità che attende il nostro sguardo. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Lo sguardo di Gesù si fa severo come non mai. L'indifferenza davanti a chi soffre è tangibile. Può una legge chiudere così tanto il cuore? L'uomo, che era già al centro, mette al centro la sua sofferenza. Mostra ciò che prima nascondeva. Nasce da questi gesti la prima guarigione. Chi prima era emarginato, ora è al centro. Gesù ci chiede di cambiare il nostro sguardo. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù non solo ha infranto il sabato, ha smascherato l'ipocrisia di chi si sentiva nel giusto. Come io reagirei? So accettare i rimproveri degli altri? Davanti a chi soffre, com'è il mio sguardo?